Bella a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio su The Walking Dead, sulla seconda stagione di The Walking Dead. Però saranno sicuramente già usciti i primi due video naturalmente. Io vi ringrazio del supporto perché il primo che ho visto com'è andata, perché l'ho pubblicato prima di partire, è andato molto bene. Il secondo che uscirà, non so, penso tra venerdì e sabato, e questo dovrebbe uscire comunque penso lunedì, perché oggi è mezzanotte e io tra 5 ore più o meno dovrei partire, perché alle 7 devo essere a Reggio Emilia. Fate verso le 6 devo partire, alle 7:20 più o meno parto da Reggio Emilia. Ma per voi è tutto un passato, dato che per me sta per accadere, ma per voi è passato, perché questo video uscirà penso o domenica o lunedì o martedì, vedremo. Comunque penso lunedì. Raga, non voglio perdermi più in chiacchiere, davvero voglio andare a giocare. Allora vi chiedo di lasciare un bel pollice in su come al solito per supportare questa serie, e buona visione a tutti, mi raccomando, hashtag sempre al tuo fianco. Raga, eccoci qua, dovremmo essere ancora naturalmente nel primo capitolo. Eravamo appena svenuti, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio così. Sì, eravamo appena svenuti, stiamo svegliando adesso, e ci sono altre persone a parte quelle che c'erano prima, che erano soltanto due. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Non lavoro per nessuno. I'm not. Keep your finger off the trigger, boy. Ce l'aveva sparata. Ce l'aveva sparato, scusate. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. Piccola Clem. Right here. Okay, he'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. È il dottore. Ciao, doctor. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Povera Clem, sento il male per lei. Ma fai piano. Whatever it was, it got you good. Ma dai, ma che stronzo, ma si vede che non è un morso di uno zombie. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one suggesting that. We could take her arm off. Ma la smettete di far cazzate e di dir minchiate soprattutto. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. Dobbiamo parlare con qualcuno di questi. No one's gonna volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos. Io parlare con lui, che perché prima sono solo una ragazzina. I'm not gonna hurt anyone. Come on. She weighs about as much as a sack of flour. We could take her if it comes to that. Grazie, meno male. Forse è riuscita a salvare il nostro braccio. Sarah, what I say, stay inside. Ma c'è un'altra bimba. Così almeno può fare compagnia a Clem. Aiutatemi, me ne andrò. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? La mia amica è là fuori. Forget it. You won't get 5 feet. Look, I don't know what the hell took a bite out of her, but still, she's just a kid. Worst case, she turns, and we can deal with it. Ma non dovete neanche pensarci di una cosa del genere. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Ma come rinchiudermi nel capanno? Ma state scherzando? What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. But we have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Alvin, please. But yeah. We can't do nothing. I'm not wasting. Ma come? Ma che bastardi. Turns out you're telling the truth. Clean it, stitch it up for you in the morning. Ma che bastardi. Cioè, raga, ma pensate un po', che gente. Che gentaglia. Io me, se si
Vorrei andare via, ve lo giuro. Preferirei andare via che star qua. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Bah, non ho parole, ragazzi. Ma stai zitta, puttana. È stato un cane, lo vedrete. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it. I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Ma come si fa a lasciare una bambina in un capanno? La tua casetta, Clem. Da sola, naturalmente, ci dormirò da sola stanotte. Povera Clem. Ah, così senza dirmi ciao, niente. Buonanotte. Perfetto. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. I can't believe this. Cosa sta succedendo? Vediamo se possiamo fare qualcosa qua dentro. Allora, osserva ancora. Non può servirci a nulla. Ok, diamo un'occhiata. Allora, osserva salvagente, ma neanche questo può servirci a nulla, penso. Infatti, cerca nel barile. Vediamo se c'è qualcosa di interessante dentro. No, perfetto, Clem. Allora, cassetta da pesca. Magari c'è qualcosa che può servirci. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Oddio, ma non scherzare, vuoi farlo da sola? Sei folle. Tavola. Ah, col taglierino potremmo uscire da qua, raga. Non riusciamo. No, è impossibile. Allora vediamo qua sopra se c'è qualcosa. La morsa, con la morsa cosa vuoi farci? Niente. Non puoi farci nulla, almeno penso. Osserva il pannello con i ganci, ma... Oddio. Ah no, erano le sagome tipo delle chiavi inglesi. Infatti, mi sembrava tipo delle scritte, ma... Qui sopra, ferra martello, buono. Un martello potrebbe servirci. Vai, Clem, che ce la fai? No, Clem, piccola. Niente, non riesce a far quasi niente, Clem. Allora, qui cosa c'è? Distendi tavolo. Potremmo tipo salire, penso, no? Infatti, sali a bordo, perfetto. Andiamo a prendere il martello. Vamos. Stai attento a non farti male. Vai. Clem. Si vede che comunque hai imparato molte cose da lì. Non voglio dire niente, però avete capito. Allora, solleviamo lo scaffale, prendiamo il martello. Ora, il martello potrebbe servirci per togliere quella tavola da là e uscire da qua, volendo. Allora, quindi adesso abbiamo tre armi. Adesso col martello dovremmo, secondo me, staccarla quella tavola. Dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, scusate. Q, velocemente, vai, ottimo, ok. E poi là è, ottimo. Da qui dovremmo, secondo me, riuscire ad uscire. Boh, perfetto, brava piccola. Secondo me possiamo andare via, raga. Non so se ci serve star qua. Alla fine, boh. Perché hanno detto che se mi sale la febbre, salvataggio. Se mi sale la febbre, mi taglieranno il braccio domani. Perché pensano che sono stato morso da uno zombie. Che loro lo chiamano il viscido, se non sbaglio. Allora, dentro hanno detto che dovrebbero esserci, cioè Clem pensa, trova un ingresso per la casetta e recuperare un ago. Per la casetta e recuperare un ago, dell'acqua ossigenata e qualche benda, perfetto. Allora dovremmo quindi entrare. Siccome la porta non è il miglior... Ah, porta con zanzariera, no. Secondo me è meglio fare il giro, raga. Magari di qua troviamo qualcosa, qualche punto per entrare. No, ah no, qua è l'ingresso di casa davanti. Quindi secondo me ci conviene entrare da dietro, dalla porta sul retro.
Guardiamo. No, finestra. Ah, no, no, ok. Piccola, tranquilla, adesso vediamo come fare. Purtroppo quella porta qua sarà chiusissima, penso. Infatti. Quella finestra qua sarà chiusa anche questa, penso. Infatti, mi sa che ce la farà il giro come stavo facendo. No. Ah, ma quella è un errante, non è uno di loro, perfetto. Pensavo che ci fosse qualcuno in giro perché controllasse, invece no. Allora, andiamo dietro la casa. Vediamola, quella finestra qua penso che sia chiusa. No, poi non ci arriva Clem. Questo qua è impossibile che si... Come fare ad aprirla? È impossibile, è troppo in alto. Ma è una cosa abbastanza ovvia. Non può arrivarci. Quindi qui... Ah, qua c'è qualcosa. Calma, calma. Compensato. Magari possiamo spostarlo. Con la tavola di compensato. Dobbiamo andare più vicino. Eccoci qua. Magari si può spostare i chiodi. E che ce la fai a staccarla? C'è il martello. Infatti. Dai. Che alla fine è un martello tira chiodi. Vamos. Uno è andato. Togli gli altri velocemente. Dobbiamo entrare qui dentro. Stai tranquilla, Clem. Vamos. Ottimo, ottimo, ottimo. Vamos, dentro. Dobbiamo trovare qualcosa, raga, per medicare la ferita. Allora, ah, si può camminare solo così, perfetto. Al punto di riunione tra 5 minuti. Proviamo a spingerla. No, non ce la facciamo. Proviamo col martello. Neanche, quindi mi sa il tagliere è l'ultima cosa. E sarà proprio questo che ci aiuterà ad entrare. Però non era meglio aspettare un attimo. Perché loro hanno detto che devono fare la riunione. Non sappiamo se è rotto il taglierino. E avrà fatto anche abbastanza rumore, penso. Oddio, non c'è nessuno, forse. Ho già preso la mia decisione. Di cosa stanno parlando? No, apri porta, dobbiamo aprire per forza. Ah, mi sa che ci serve per ascoltare. Oddio. Oddio, ma cos'è? Piano, 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 brava. Allora, dobbiamo cercare un kit medico per noi. Allora, la riunione è su. Porta della cucina no. Ascoltiamo. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. E ha detto che erano con amiche e sono state attaccate. They'll probably come looking for her. Great. They show up, we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do the same. Carver would come after us? You think he wouldn't? He's not exactly. Ma ci ha visti, secondo voi? Secondo me ci ha visti. Raga, non è una buona cosa rimanere qua. Secondo me prima ce ne andiamo meglio è. Non ascoltiamo più. Apriamo sta porta. Dovremmo trovare la porta di un bagno. Perché secondo me... No, qui no. No, non c'è niente secondo me qua dentro. Dobbiamo trovare il bagno perché nel bagno secondo me potrebbe esserci un kit medico o qualcosa. Osserva la scrivania, ma in una scrivania così non dovrebbe esserci nulla. Dei fogli. Niente, no, no, andiamo fuori, andiamo fuori. Andiamo fuori, ma stiamo attenti. Vai Clem, devi stare attentissima perché se ti beccano qua dentro non è il top. Allora, andiamo ancora di qua. No, questa qua la porta per uscire. Andiamo di qua, vediamo. Qui sopra c'è... Osserva tavolo. Stavano giocando tranquillamente.
Secondo me potremmo andare su. Se andiamo su, secondo me qualcosa potremmo trovarla. Il problema è che non mi fa passare. No, non mi fa passare, raga. Per andare su come faccio? Ah, posso, perfetto, perfetto. Andiamo su, magari su c'è qualcosa. Speriamo che quelle scale non facciano rumore. Sono le scale, le solite scale di legno che quando sali fanno trrr. Occhio. No, non fa. E infatti fanno rumorissimo. Piano, piano, Clem. Pianissimo, perfetto. Allora, dobbiamo cercare un bagno. Porta il bagno, eccola qua, via, via, via. Clem, perché stai andando così piano? Dai, ci sarà qualcosa in bagno, raga. Una guard o qualcosa. Armadietto medicinali. Non c'è niente. C'è qualcosa che possiamo prendere. Ah, ago, ago, non l'avevo mica visto. È già qualcosa. Speriamo. Eh sì. Infatti, bende, qualcosa per l'infezione. Soltanto che dove le troviamo, raga? Qui non si può aprire. Armadio e biancheria. Non penso che. Ma dove? Cioè, a parte in bagno dove si può sostenere i medicinali. Allora, in cucina non possiamo andare. Sarà qualche altra. Oddio, dove mi nascondo adesso? Nasconditi in doccia. Non dirmi che ti devi lavare, per piacere. Non lavarti, ti prego. Oddio, no. Meno male, raga, lei è andata, perfetto. Almeno. Ottimo. Clem, però dobbiamo trovare immediatamente quello che ti serve e uscire di qua immediatamente perché ho paura. Ho paura di rimanere troppo qua. Vamos, non c'è nessuno. Speriamo, vai, 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 esci, esci tranquillo. A quella porta qua di fronte cosa ci sarà? Porta della camera, è una camera. Perché ste inquadrature? È la bambina. È l'altra bimba. È Sara, hanno detto che si chiama così. Puoi aiutarmi? Non lo dirai a nessuno e non lo dirò a nessuno. Aiutami, non glielo dirò, infatti. Dai, amica mia, siamo due ragazzine. E infatti, dammi una mano, cogliona. Potrei morire se non me ne prendo cura. Dai, sono una bambina piccola e innocente. Dai, Sara. Brava, vai. Vai, cogliona, valla a cercare, su. Brava, vai, vamos. Ciao, Sara. Mi chiamo Clementine. Adesso vai a cercare le bende, muoviti. Sì, sì, migliore. Migliore amiche, BFF. E dico. Siamo amiche, dai. Così almeno ci aiuta, raga. Andiamo via di qua. Ho detto di sì. Lo prometto, dai, lo prometto, sì. Sì, dai, perfetto. Ma davvero? Giuro col dito. Ma io sto morendo, non lo vedi che sto male? Un giuramento col dito è fedele adesso. Oddio, è per sempre adesso il giuramento. Saremo amiche per sempre.
Vamos, vai Sara. Vai alla ricerca delle bende. Cos'è quella? Dobbiamo soltanto uscire di qua, penso adesso, giusto? Abbiamo tutto quello che ci serve. Grazie, Sara. Ma grazie, Sara, sei la mia migliore amica adesso. Ti servono ancora delle bende. Prima di andare qua, porta della camera. Ditemi che non c'è nessuno qua dentro. Però delle bende non le abbiamo detto. Cioè, la Sara ha detto che non abbiamo delle bende. Che loro non hanno delle bende. Basta dir tende. Stracci, perfetto. Meglio di niente. Abbiamo tutto adesso, dobbiamo andare via. Cerchiamo se c'è qualcosa. No, no, che non cerchiamo. Perché non si apre? Perché non si aprono questi cassetti? Ah, no, questo sì. Però non c'è niente. Ok, no, raga, andiamo, andiamo. Torniamo al capanno immediatamente. Via, via, via. Speriamo che vada tutto bene. Piano, Clem, piano. Usciamo da qua, perfetto. Non c'è niente, andiamo, andiamo. Vamos, giù. Giù velocemente. Cioè, velocemente, fai piano perché sai che quella scala qua fa rumorissimo. Quindi fai molto piano, Clem. Vamos. Quanto ciocco fa quella scala qua? Andiamo giù. Piano, 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 Clem. Oddio, non c'è nessuno, meno male. Via. Dov'è la porta per uscire? Dobbiamo prendere di qua. E questa, se non sbaglio. Vamos. Vamos, che siamo salvi. Vamos, che siamo salvi. Muoviti. Dai, Clem. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vamos. Torniamo al nostro mini rifugio. Adesso possiamo curarci comunque. Oh, ci abbiamo tutto. Acqua ossigenata, bende, ago e filo. Farai tutto da sola, vero? Non dobbiamo far niente noi. Tranquilla, Clem. Cioè, ma si può che una bambina piccola debba curarsi da sola? Che taglio comunque, madonna. Taglio assurdo. Allora, prima l'acqua ossigenata, naturalmente. Oddio. Vamos. Gli brucerà un sacco. Oddio. Non ci credo. Ah, che male. È lo stesso effetto che fa l'acqua ossigenata quando c'è l'infezione, raga. Naturalmente penso che lo sappiate anche voi. Tranquilla, Clem. Oddio, no, non devo farlo io, vero? No, raga, no. No, non ci credo. Oddio, raga, devo farlo io. Tranquilla, Clem, andrà tutto bene. Tranquilla, qui. Lago dentro, ottimo. Adesso fai il nodo. No, just like last time. Just how Crystal showed me. Oddio. Oddio, ma devo far tutto io proprio. Ok, così. Raga, madonna. Sto soffrendo anch'io. Calma, Clem. Andrà bene, andrà tutto bene, tranquilla. Dai, 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 fai passare. Che dolore. Clem, per piacere. Vai, Clem. Vamos. Non svenire, Clem, 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 stai su, stai su, stai su. Raga, che dolore deve fare. Vi giuro, ho un mal di schiena dal dolore. Cioè, mi fa male la schiena dal dolore. È assurda la cosa. Dai, altre due volte penso più o meno dovrebbe andare bene. Vamos.
Dai, Clem, non mollare. Vamos, vamos. Ma raga, ma una bambina può fare ste cose. Abbiamo costruito davvero una vera donna, anche se piccola. L'ultima volta, dai. Mi sa che lo tiro troppo in basso, Clem. Vai, brava, 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 brava. Non piangere. Bravissima. Raga. Comunque. Ce l'abbiamo fatta. Osserva il braccio. Meglio di prima. Adesso mettiamo le garze. Garze, sì, quella specie di straccio con le margheritine. Non so cosa c'era disegnato sopra. Clem, tranquillo. Prendilo. Oh, 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 vai via. Oh, no, 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 non farti mordere, Clem. Non farti, prendilo. Prendilo. Dai, Clem. Dai, Clem, ti prego. Prego. Oh, ma ho entrato. Oh, oh, oh. Vai via. In testa. Brava. Vai, vai. Vai, Clem, vai che ce la fai, vai che ce la fai, vai che ce la fai, vai che ce la fai. Io vado che... Vai. Però gli devi spaccare la testa lo stesso. Oh, Clem. Ho avuto tipo un mini infarto. Però si può continuare. Hola, finalmente, raga, finalmente. Ci ho messo un botto. Arrivato a sto punto, sbam in testa. Dai, 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 ammazziamolo, ammazziamolo, per piacere. Finalmente, dai, dai, morirà. Sei morto, vero? Bravi. 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 Teste di cazzo. You all right? The shed should be safe. Sei contenta? Are you happy? I could have died, you know. Well, you didn't. I just needed some help. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a pistol. Non mi avete lasciato scelta. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in and I'll take a look at her arm. Ah, finalmente, medico. Sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Muore. Merda, che non sei altro. Che se te sei il primo che si lamenta, che si è lamentato con me, che mi ha butto per terra quando mi aveva in braccio. Il primo che si è lamentato. Boh, salvataggio, fermi qua. Che durerà un po' troppo questo episodio. Raga, anche questo episodio è finito, vi chiedo di spolliciare, vediamo arrivare a 1000 mi piace per un prossimo episodio, sapete che anche se non ci arriviamo ve lo porto lo stesso, però mi fate contenti se arriviamo a 1000 mi piace, un bel commento qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate, mi raccomando sempre hashtag sempre al tuo fianco, condividete il video che è molto importante, passate le social che trovate come sempre qui sotto in descrizione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, tanto è gratis e non vi costa nulla, adesso è tutto, un abbraccione dal vostro Kun e noi ci vediamo al prossimo video.